vecchio che passeggiava sulla spiaggia dopo una violenta tempesta vide una ragazza che continuava a chinarsi per raccogliere qualcosa che poi rigettava in acqua. Perplesso, si avvicinò e chiese: «Cosa fai?» Lei rispose: «Ributto in acqua queste stelle di mare che si sono arenate sulla spiaggia. Se non lo faccio, muoiono». «Capisco», rispose il vecchio. «Ma devono esserci migliaia di stelle di mare in questa spiaggia. Non potrai mai salvarle tutte. Non vedi che non puoi cambiare le cose?» La ragazza sorrise, si chinò per raccogliere un'altra stella di mare e gettandola in mare rispose: «Ho cambiato le cose per questa qui». È così facile sentirsi impotenti, incapaci di poter fare la minima differenza, visti i grandi problemi del mondo. Ma è proprio così. Adoro questa storia zen perché ci ricorda che, se è vero che una persona non può cambiare il mondo, ognuno di noi è in grado di cambiare il mondo intero per una persona. E un gesto di gentilezza, un gesto di attenzione, un gesto di presenza in più può davvero creare un effetto domino a catena dagli effetti che non possiamo nemmeno lontanamente immaginare. Quindi la domanda che ho per te oggi è questa. Condividi nei commenti qui sotto quale potrebbe essere un piccolo gesto che può fare la differenza nel mondo di qualcuno e che puoi fare oggi stesso, appena chiuso questo video. Forse puoi prendere il telefono e parlare ad un amico che non senti da tempo, chiamare i tuoi genitori e dire loro quanto gli vuoi bene, oppure dare una mano ad un vicino anziano a pulire casa. Qualunque sia, condividilo subito nei commenti qui sotto. E ricorda che il tuo commento può ispirare un sacco di altri membri della tribù a fare altrettanto. E non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme, sempre. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti? Visita lasvoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.